mondo è nata una sfida. Vita e morte si confrontano a livello fisico e spirituale ogni istante. La sfida avviene nel grembo materno, sì, è decisivo. Avviene sulle strade ed è un attimo. Avviene negli ospedali, quando la notizia del male invincibile fa crollare tutto. La sfida è per tutte le età, i luoghi, le nazioni, le razze. E per tutta la natura che nel volgere delle stagioni vive tutta la fase dal nascere al morire. La sfida è sugli aerei e nei teatri, nei sussulti dei vulcani e dei terremoti. La sfida è per i giovani e tutta mimetica, nelle infinite guerre che in tutta la storia l'uomo non riesce a disimparare. E negli agguati, negli attimi che non ci appartengono, e nel misterioso fluire dell'esistenza. La sfida è anche per i bimbi, nella fame, nelle violenze, negli abbandoni, nelle guerre. Siamo sospesi sul filo delle due sorelle, sorella vita e sorella morte. E poi, quanti viventi morenti trascinano una vita senza vita? E quanti condannati, invece, darebbero l'impossibile per vivere? Depressi, stressati, anoressici, creature desiderose di farla finita, senza voglia di vivere. Distruzioni di amori, di coppia, disgregazioni di famiglie, bimbi impotenti di fronte alle adolescenzialità dei genitori. Mass media, iconi abituali della morte, popoli trasmigranti a rischio continuo e costretti a una subvita. Siamo vivi o siamo sotto livelli di vita inaccettabili? Risuona nel mondo da 2000 anni l'annuncio: io sono la vita. Cristo è risorto, la morte è sconfitta, la sfida è stata vinta dalla vita. Dall'altra parte la morte sembra ridere, farsi beffe di tutti e fermarsi. La morte fisica è nei nostri piani spirituali, di vita, e Cristo è colui che dà resurrezione al suo e ai nostri corpi. Ma la morte più terribile è quella delle menti, dei cuori, quella che devasta le anime. Rende un deserto intimo dell'uomo. Invisibile, ma fortemente presente, questa morte è quella che Cristo è venuto a sconfiggere per chi crede in Lui e nel suo Evangelio in vita. Lui rigenera l'energia dello Spirito, Lui rialza perdonando, Lui immette nella storia un soffio di progetti sempre attuali. Lui innalza gli umili e abbatte i potenti. Lui è il seminatore della speranza imbattibile, quando intere generazioni hanno la sensazione che tutto si stia perdendo e che sia impossibile ricostruire. Cristo è il capofila della lotta continua contro ogni tipo di morte. Cristo è vivo e trionfa nel duello con la morte. Oh,
Io sono il buio e la negazione. Non so se dal nulla o per opera delle vostre mani io sono nata. Io sono l'inferno. Mani fredde e cuore di pietra. Io sono l'uguaglianza. All'inizio ero una maschera sul tronco dell'albero della vita. Sono onnipresente e busso ad ogni porta. E meno l'uomo mi pensa e più gli sono vicina. Io sono l'ultima lettera dell'alfabeto e sono il pulsante di una luce accecante. Io stasera sono io padrona del mondo. Tutti avete paura di me, avete paura soltanto a nominarmi, ma io ci sono e sono vostra sorella, sorella morte, dolorosa e bellissima. Guardatemi bene in faccia, su questo palcoscenico di Gerusalemme sto per giocarmi una partita decisiva. Chi vince avrà il dominio del mondo. Ma come in ogni buona partita, ognuno gioca le sue mosse. Sapete, in questi giorni il profeta di Nazareth dovrà vedersela con i miei alleati, sacerdoti, farisei, forze politiche. Mette un po' di pensiero il popolo, questo popolo testardo, che si lascia entusiasmare dai suoi giochi di prestigio. Lui qui si gioca tutto. Se riesco a farlo fuori, sarò in pace per almeno 3.000 anni. Totto, guarda chi si vede. Giovanni, Giacomo, Pietro, Shalom, amico. Dove andate così, in corsa? Solo tu sei così strano in Gerusalemme da non sapere che sta arrivando in città Gesù di Nazareth. Ma arriverà davvero? È qui, a pochi chilometri dalla città. Ma non mi sembra che molta gente sia contro di lui. E che potrebbero impedirgli di entrare in città. Gesù non ha paura di nessuno. Celebrerà la sua Pasqua e il nostro trionfo nella città santa. Sapete per caso quale agnello sarà ucciso per questa Pasqua? Che cosa vuoi insinuare? No, così, facevo per dire. Ma la luna non mi ispira affatto buone fantasie. E poi non è mica tutto oro quella del vostro maestro. Se uno dei soli vuoi metterci in crisi, noi siamo disposti anche a vendere cara la pelle per lui. Si dice così finché non ci si trova a dover pagare con la propria vita, mio caro Pietro. Capisco, siete giovani. Ma poi, chi mai crederà a queste fandonie del figlio di Dio? Tu sei libero di pensare quello che vuoi, anima nera. Continua a roderti il cervello qui tra gli ulivi. Anzi, vattene via da qui, perché non lo caro al maestro. Ride bene chi ride ultimo. Guarda chi si vede, l'amico Giuda.
Giuda, amico! Dove vai? Anche tu a preparare la Pasqua per il maestro? Lasciami perdere e non farmi pensare. Ho tante nuvole in testa e temo un temporale. È primavera e potrebbe anche piovere stanotte su Gerusalemme e sul tuo gruppo, intendo dire. Non ci capisco più niente. Tra religione, popolo, gruppo, soldi, povertà. E poi ho tanta voglia di casa. Che dici? Cosa sta facendo? Porterà qualcosa di buono? Giuda, Giuda, amico mio, ancora sei in tempo. Tu sei intelligente. Non perdere l'occasione! Allora, dici che posso ancora ricavare qualcosa da questi bene e maledetti anni con lui? Quello che mi frega è che io lo amo! Certo! I farisei, i sacerdoti, non sai cosa darebbero per togliersi questo inficio prima di Pasqua! Ma poi... con lui o senza di lui, che cambia? Non so più cosa fare. Te lo dico io. Stai a vedere come vanno le cose. E poi decidi. E qui la mia nonna. Lui dice che perde la vita per lui, poi la ritrova. E se dicessi il contrario, sarebbe arrivato a questo punto. Vai! Vai, Giuda! Sei un ragazzo intelligente! Mantelli e fiori, mantelli e fiori, va!
vivere la vita in questo mondo forse è per la vita eterna. Non temere, Gerusalemme, ecco il tuo re che viene a te. E viva Gesù! Nella città di Gerusalemme si avvicina la festa più importante per gli ebrei, la festa degli asini, chiamata Pasqua. Già da tempo i sommi sacerdoti, insieme agli scribi e ai farisei, cercano di incriminare Gesù, considerato un profeta dalla folla. Gesù è odiato dai capi del popolo perché ha osato metterlo in discussione il potere, denunciando le loro ingiustizie sulla gente semplice. I sommi sacerdoti hanno trovato la complicità e la compiacenza di uno dei discepoli di Gesù, di nome Giuda, detto Iscariote. Gesù ha già mandato i suoi discepoli a preparare la cena, che adesso consumano insieme. È una cena a cui Gesù tiene molto, perché avverte che di lì a poco gli succederà qualcosa di grave. I discepoli sanno cosa il loro maestro sente nella sua anima, perché molte volte lo aveva predetto. Si sentono smarriti, confusi. Non comprendono perché quel maestro, che ha sempre parlato di vita, di pace, di amore, ora parla di abbandono, di tradimento, di morte, della sua morte.
dell'alba mi rinnegherai tre volte. Non siate tristi. Questa è il momento della glorificazione. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Dopo aver cenato, Gesù e i suoi discepoli si dirigono verso un uliveto, al di là del torrente Cedron, chiamato Getsemani. Gesù spesso andava con i suoi in questo podere. Anche Giuda conosce questo posto. Dopo essere stato arrestato, Gesù, quella stessa notte, viene condotto nella casa del sommo sacerdote Caifa. Tutto il Sinedrio viene riunito d'urgenza per condannare Gesù.
e sbrigare velocemente il caso prima che giunga la festa di Pasqua. Pietro e Giovanni seguono da lontano gli avvenimenti. Arrivati alla casa del sommo sacerdote, Giovanni, che conosce uno dei servi, entra dentro. Pietro, invece, si ferma fuori, vicino alla porta. Soldati, hanno portato qui un certo Gesù di Nazareth. Sapete cosa li faranno? Che ne sappiamo noi? Mica siamo dei giudici. E poi a voi a quest'ora viene a disturbarci. Sapete se lo condanneranno? Se non, noi non sappiamo nemmeno cosa ha fatto. E poi a te, che importa? Chi sei? Io passavo di qui, vi ho visti e... Quest'uomo era nell'orcio degli Uliti con Gesù! Ti ho visto! Non è possibile! Io ero esattamente dall'altra parte della città! Tu sei di quelli del gruppo di Gesù di Nazareth! Credi? Non lo conosco neppure! Ero qui per coincidenza, per curiosare! Non negare! Si senti che sei Galileo! Non capisco quello che tu dici! Interessarmi a te, non volevo rinnegarti. Chi avrà il coraggio di guardarti in faccia? Io con le mie promesse, io ho tradito. Gesù, chissà se riuscirai a perdonarmi. Tu morirai anche per colpa mia. E se quelli mi vedono ancora in giro, non so cosa fare. Dove andare? Dove? Dove puoi rifugiarsi un traditore? Guardatemi! Guardatemi in faccia! Vi sembro un uomo io! Pietro è un amico, un grande amico, fuori uno. Ora aspetto Giuda per la scena finale. Ormai è mio. Come gli bruceranno quei 30 denari nelle mani? Ma chissà che cosa stanno facendo i sacerdoti. Andrò al tempio di nascosto. Devo guidare le operazioni di giudizio. Scusate! Di morte! Ta 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 ta
cosa importante e decisiva. Uno dei nostri problemi si sta risolvendo, ma non è detto che sia facile. Tra noi siamo d'accordo, il problema duro sarà il passaggio a giudizio politico. Lì dovremo essere tutti uniti, perché credo non ci basterà che sia condannato a qualche pena fisica o di carcere. Poi ce lo ritroviamo fra i piedi. Cosa pensi, o Caifa? Esattamente quello che tu hai capito, ma che hai paura di pensare. Ma secondo te ci sono altre soluzioni? D'altra parte, il popolo non può andare avanti così. Il pericolo va eliminato. Per salvare il popolo, eppure è giusto, secondo la nostra santa religione, eliminare uno per tutti. Questo vuole il Dio nostro. A morte il profeta di Nazareth. Il momento è grave e non possiamo farci molte domande. Date la ricompensa a Giuda e andiamo avanti con il processo. Guarda, fai portare qui Gesù di Nazareth. Mi raccomando, decisione e unanimità nei giudizi. All'alba va condotto da Pilato. Sei tu Gesù di Nazareth? Se lo sai, perché me lo chiedi? Visto che fai magie, è bene chiedertelo. Finalmente ti vedo da vicino. Ora dobbiamo confrontarci. E tu devi essere sincero. Quanti discepoli hai? Andate domani sulla piazza. E tutti quelli che vedrete... Forse esageri un po'. Dimmi, cosa insegni? L'amore di Dio. Al contrario di quello che fate voi. Così risponde al sommo sacerdote! Se ho detto qualcosa di male, dimostramelo. Ma se ho detto la verità, perché mi percuoti? Lascialo fare. Dimmi, Gesù, profeta Gesù, sei tu il Messia, il figlio del Dio vivente? Sì, lo sono. Ha bestemmiato! Ha bestemmiato! È colpevole, merita la morte! Fate! Ci pensate? Questo non è solo matto, è blasfemo, è antireligioso! Ormai non abbiamo più bisogno di prove! Noi stessi l'abbiamo sentito dalla sua bocca. Gesù di Nazareth! Ti sei dichiarato Messia e figlio del Dio. Secondo la legge dei Romani e dei Giudei devi morire. Sia condotto dal procuratore Ponzio Pilato. Sommo Caifa, ho seguito il vostro consiglio e mi scuso, ma
Io vorrei dire che questo giudizio, io non vi ho consegnato Gesù per arrivare ad una conclusione così grave. Vi avete detto che era per dargli una lezione. E poi il prezzo. Giuda, questi sono affari che non ti riguardano. Hai fatto il tuo dovere, sei stato ripagato il giusto. Ora il problema è nostro. Vai, vai. Vieni con me. Ti spiegherò io il tutto. Maledetti, mi avete ingannato. Tenetemi i vostri soldi. Vieni con me. Non è giusto. È imperdonabile. Certo, certo. Ma chi ti perdonerà più? Gesù la pagherà cara. E anche se sfuggisse una condanna dei romani, con te ha chiuso. Ma perché proprio io? Perché? Io al tuo posto la farei finita. Ormai che scopo hai più nella tua vita? Chi ti ridonerà la pace? Fai come credi, ma io al tuo posto l'ho già detto. E allora basta, basta! Non ho concluso mai niente. E questo è il colmo. Signore, come foglie al vento, tu lo sai, sono caduto, sono tuo amico, tu mi hai chiamato, io ti ho seguito, tu hai risposto ai miei perché, tutte le cose belle della vita accendi in me, sogni e poesie e poi tanta libertà. Cosa ho fatto mai all'improvviso contro te? E si è fatta notte intorno a me. No, non è giusto, non è giusto, Signore. Tutti hanno giocato con la mia ingenuità. Tu mi capisci, tu guardi il cuore. Io mi sento a pezzi, è un inferno di dolore. Sì, ti ho tradito, io ti ho ucciso, ma perché? Poi si capirà che tu hai amato mio Gesù. Certo non potrò pensare mai al tuo perdono, ma il tuo cuore non condanna mai. No, non parare! Quello che sei, sei proprio niente! Tu l'hai tradito! Ma che ti importa di lui? Prendi la tua vita e poi vieni via! Vieni via con me! Essere stato interrogato dal Sinedrio,
viene condannato a morte, poiché ha bestemmiato, cioè si è paragonato a Dio. Tuttavia il Sinedrio, che è deciso per la morte di Gesù, non può eseguire la condanna, poiché non ha potere esecutivo. Si pensa dunque di far eseguire la condanna dal procuratore romano della Giudea, Ponzio Pilato. La difficoltà sarà convincere il procuratore della necessità di questa morte. Ora è il momento decisivo. Pilato non può tradirmi. Lui è un benefreghista. Senz'altro penserà che questo Gesù potrà creargli altri guai. E per questo lo costringeremo a condannarlo, speriamo, a morte. Quali sono l'ordine del giorno e la prima pratica da sbrigare? Facciamo questo. Caifa e il Sinedrio hanno già giudicato quel profeta. Creare confusione in questi giorni di Pasqua. Ora tu devi sbrigare questa formalità, di ratificare la condanna. Fallo entrare se è già qui. Ci penso io. Pagare le tasse. Ti sembra giusto? Grazie, sommo sacerdote. Non pagare le tasse è un grave reato. Ma spingere gli altri a non pagarle è ancora più grave. È un grave reato. E poi lui lo vedi così remissivo, ma non lo è. Pensa, governatore, si è proclamato Messia, figlio promesso da Dio. Io non sono molto pratico della vostra religione, ma Gesù, senti. Questa dovrebbe essere un'affermazione molto grave, ma chi te lo fa? Di che non è vero. Io sono il Messia e il re dei Giudei. Governatore, noi abbiamo soltanto un re e sta a Roma. Fatemi parlare da solo con lui. Gesù di Nazareth, non costringermi a rovinare. Io lo so che questi sacerdoti ti hanno portato qui per invidia, perché tu hai più discepoli di loro. Ma benedetto figliuolo, stai attento a non sbagliare con le loro stupidaggini religiose. Ti sei messo in un bel guaio.
ma io posso tirarti fuori. Non avresti alcuna autorità se non ti fosse stata data dall'alto. Allora tu sei re e sei anche messia. Tu lo dici, ed è vero. Per questo sono venuto nel mondo, per essere testimone della verità. Chi appartiene alla verità, ascolta la mia voce. La verità. La verità! Ma cos'è mai la verità? Io non trovo in lui nessun motivo di morte. Lo farò flagellare. E poi lo lascerò. Thank you.
con l'uomo. Durante la Pasqua c'è l'usanza di liberare un prigioniero condannato a morte. Volete che liberi Gesù o Barabba? E che cosa devo fare con Gesù? Sia crocifisso! Sia messo in croce! Prendetelo e mettetelo voi in croce! Per me non ha fatto nulla di male! Io non sarò colpevole del sangue di quest'uomo! Thank you.
cattive notizie. Pilato si è lasciato convincere dai sacerdoti e lo hanno condannato. A cosa? A cosa lo hanno condannato? Sì, lo hanno condannato. Parla! No, no, taci. Lo so. A morte, vero? Sì. A morire in croce.
Gesù è giunto sulla collina del Golgota, che significa teschio, luogo usato per le esecuzioni capitali. Questo è il luogo della morte. Qui la terra sarà bagnata ancora, ma questa volta del sangue di un innocente. Inizia il rituale di esecuzione. Risollevato Gesù dalla sua ultima caduta, viene preparato per la crocifissione. Lo spogliano dei suoi abiti. Ancora un'altra umiliazione, nudo, viene presentato al mondo. Non gli viene risparmiato neanche l'ultimo pudore, neanche un pizzico di intimità. Viene esposto in tutta la sua vergogna. Grande!
Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salomè, si incamminano verso il sepolcro per ungere e pulire il corpo di Gesù. Giunte però al sepolcro, trovano una grande sorpresa. Siamo sicuri che tu non comandi più, sei più la padrona di quella...
del mondo e della storia, e non comandi più sulle nostre case e sulle nostre anime. Queste barriere sono il nostro paese, le vie, le case e il nostro cuore è felice. Ci hai fatto piangere. Il tuo regno è finito. Lanciate in alto la vostra speranza. Sprigionate gioia e colori, bambini. Voi che siete la vita. Gridate insieme a me. Cristo, il Signore, è vivo e trionfa. La bandiera della vita salirà nel cielo. Vattene morte dalla terra. Il Signore della vita ha tracciato la strada della vittoria. Fratelli, figli miei, ho combattuto il duello con la morte. E l'ho vinta, definitivamente. Ma lei resterà in agguato sulla vostra strada. Lei è il male. Lei è la poca voglia di vivere. Lei è il non amore. Lei è la droga. E AIDS. E tradimento coniugale. Lei è rubare. Lei ti uccide se tu la lasci fare. Io vi do una certezza. Chi lotta insieme a me non sarà mai più sconfitto dalla morte, dalla morte spirituale e fisica. La vita è un'occasione, una sola. Non vale la pena farsi uccidere dalla potenza del male e della morte. Vivete con me! L'ebbrezza di vivere da uomini quotidianamente risorti, che pieni d'amore come questi bambini. Che la morte non rubi a nessuno di voi l'innocenza dell'amore. Thank you.
nell'anima il tuo cuore, ora ti voglio dietro me. E dove tu ti incontro, vedrai di nascere il sorriso, perché sarò sempre con te.